town was here. And I say, con coach napoletano a parlare di questa bellissima stagione. Il Pagliare Volley sta dominando un campionato difficile che però vi vede protagonisti. Sì, come hai detto tu, un campionato difficile, ricco di sorprese ogni giornata, dove tutti hanno da dire la loro sia in zona salvezza che in zona promozione. Un campionato molto livellato e noi per ora stiamo facendo da padrone. È una bella realtà questa per noi, perché comunque c'è un seguito alle altre due annate di B2 con un gruppo di ragazze molto compatto e unito, oltre che di caratura tecnica e spessore umano importante. E sicuramente adesso ci sta andando bene, e questo è il nostro obiettivo, lo stiamo perpetuando, spero, anche fino alla fine del campionato. Nell'ultimo weekend è arrivato un successo importantissimo nello scontro diretto contro la Ternana. Sì, la Ternana ci stava dietro a un punto, erano seconde, adesso sono a 4 punti, ma sabato è stata una partita dove le mie ragazze sono diventate guerriere, in quanto io a fine termine della partita ero un po' stremato, non anche il risultato, però ero commosso dalla prestazione delle mie, perché chi per guai fisici, chi per qualche problema personale hanno stretto i denti, si sono allenate sempre con determinazione, la testa non è andata in vacanza, è rimasta sempre in palestra, ci tenevano a far bene. Alla fine abbiamo spuntato con una gara che, anche guardando i parziali, neanche noi credevamo potesse andare così bene. Quest'anno lei ha la fortuna di allenare ragazze veramente importanti per la categoria, vogliamo fare qualche nome? Sì, assolutamente, già sono con noi da 2 anni, per me questa è una fortuna sia a livello professionale ma soprattutto di conoscenza di ragazze come il capitano, a partire dal capitano Alisa Pepe, che ha giocato infinità di campionati di B1, un paio di A2, fortissima giocatrice che è calata nella categoria, oltre che c'è un'amicizia personale, si è messa sempre a disposizione sia con me, con la società e con il gruppo stesso, infatti è capitano. Poi c'è Deborah Canella che ha giocato, è vecchiotta, io la chiamo, però prima a scherzare, a ridere con le compagne, a mettersi a disposizione da ogni allenamento, è sempre tra i migliori in camera, un po' fa l'opposta. Sono felicissima di allenarla, ho giocato 15 campionati di B1, un paio di A2, adesso abbiamo avuto la fortuna, lei è romana, di Ariccia, che ha trovato l'amore qui a Nereto e ce la siamo subito portata a casa. Lei ci sta seguendo e dobbiamo dire solo grazie. Inoltre c'è Roberta Daddei, anche lei qui, abita qui vicino, sempre a Nereto, che ha disputato tanti campionati di B1, sempre con ottimi risultati, sia tra salvezze, pool e promozione. Quindi queste tre sono le top, ma ci sono anche ragazze molto futuribili, come il palleggiatore, sì, io la chiamo Capriotti, che è una mia pupilla ormai da un sacco di tempo. C'è il ritorno importante di Tatiana, il nostro per ora secondo palleggiatore, ma si gioca nel posto, che qualche problemino con il lavoro, quindi non è sempre disponibile, che anche lei si è vinto un campionato di B2, ha fatto le giovanili della Monteschiavo quando era in Serie A, quindi una che ha girato tanto e ci sta dando una mano. Poi c'è le mie storiche, Marica di Bonaventura, classe 90, al centro, Teresa Ferrara, secondo anno di libero, classe 91, mi ha preso la romana, Giulia Toti, te le dico tutte perché tutte devono essere menzionate per me. Giulia, terza al campionato italiano di beach volley femminile a livello nazionale, e anche lei tanta esperienza, pur la giovane età, un 89, quindi 24 anni, ci sta dando una grossa mano. C'è Sara Agostini, che l'ho allenata 14 anni fa quando era piccolina, adesso è cresciuta, si è laureata, quindi che è fortissima al centro. C'è Federica Mori, l'altro centrale, 92, abruzzese di nascita, validissima, oltre che una fantastica persona. E poi le due chiocce, le due piccoline, che sono Giorgia Rampanti e Giada Pignotti, che sono del vivaio del progetto Insieme, che noi curiamo adesso da 3 o 4 anni e ci stanno dando
bei frutti. Penso di aver dimenticato nessuno, lo spero, se no mi uccideranno, quindi andiamo avanti. Comunque tutte brave, tutte in gamba, eccezionale. Senza ombra di smentita siete la miglior realtà pallavolistica della provincia di Ascoli Piceno, una responsabilità e una bella soddisfazione, figlia anche di una società seria e ambiziosa. Sì, assolutamente, essere adesso diciamo un po' il punto di riferimento negli ultimi paio d'anni, ma in particolare quest'anno, essere la realtà più forte a livello pallavolistico sia nel maschile che nel femminile qui della Vallata dell'Ascolano ci rende orgogliosi, ma non spuntiamo fuori dal nulla, perché qui c'è una società che tantissimi anni, dal 94, che gente strepitosa porta avanti discorsi a livello giovanile, che non ha mai abbandonato i giovanili neanche quando sono arrivate categorie regionali importanti o adesso le nazionali o come siamo adesso. Questa è una società con gente che si è sempre prodigata, ha fatto tanti sacrifici, che continua anche a trovare quei soldini per sopravvivere e si prodiga in tutto per tutto, dal portare il pulmino con le giovanili a portarci a noi nei palazzetti più sperduti d'Italia. Quindi io devo solo ringraziare il lavoro dei dirigenti, della presidenza vecchia e questa nuova, e anche dei sponsor che ci stanno dando una grossa mano quest'anno, che in questi momenti di crisi non fanno mai male, insomma. Col Pagliare Volli è cresciuto anche coach napoletano e di pochi giorni fa il raggiungimento del livello di terzo grado a livello di allenatore. Sì, sì, ho partecipato al corso di terzo grado da allenatore, che ci permette di allenare in tranquillità, voglio dire, una categoria superiore a questa, e al di là di tutto, prima cosa per una soddisfazione personale, e sono stato contento. Anche lì ci sono stati dei sacrifici, perché comunque uno non è che fa solo questo mestiere qua dell'allenare, e siamo contenti di raggiungere insieme al Pagliare, io parlo sempre al plurale perché comunque uno staff con Nazareno Calvarese, che è il mio secondo da 8 anni, ma finirlo secondo è assolutamente riduttivo. Noi alleniamo insieme, stiamo crescendo insieme, e da 3 anni la nostra scoutman Anastasia Consignani, che si prodiga sempre per andare a rubare video a destra e manca in Italia, a montarli per farci scoprire le magagne delle squadre avversarie. È bello crescere insieme, come un mio amico mi ha scritto una frase, un proverbio africano: da soli si corre velocemente, ma insieme si va più lontano. Quindi questa è la nostra filosofia di vita, che alla fine lo sport è uguale vita, stare in palestra è quello che poi sia anche fuori. Quindi è bene essere tutti su una stessa sintonia e andare avanti il più possibile. In conclusione facciamo un appello al microfono di Piceno Time: quando potete, nel weekend, siete liberi, venite qui al palazzetto dello sport di Pagliare del Tronto, perché ci si diverte, un'ottima pallavolo e grande spettacolo. Assolutamente, alla fine abbiamo un palazzetto sempre pieno, tanta gente, 300-400 persone alla volta, si sta un'ora e mezza, 2 ore massimo a vedere un buon livello di pallavolo, dove poi è per tutti, sia dai bambini ai magari la gente molto più adulta, anche perché l'orario è comodo, il sabato, quindi alle ore 9 giochiamo qui in casa, quindi correte numerosi, e venite o non venite vi dico grazie se ci fate un applauso, sia che si vinca che si perda. Col presidente Conti quest'anno queste ragazze le stanno regalando tantissime gioie. Naturalmente non posso fare altro che rispondere positivamente alla sua domanda. Cioè, noi all'inizio del campionato ci siamo impegnati tutti quanti per cercare di valorizzare la squadra. Rispetto ai 2 precedenti campionati non abbiamo arricchito la squadra di campioni, ma abbiamo solamente continuato e abbiamo valutato quello che avevamo. Abbiamo solamente cercato di arricchire la panchina e nient'altro. Naturalmente le ragazze quest'anno ci stanno regalando forti emozioni, che sono soprattutto molto affiatate. È il terzo anno che giocano insieme, quindi è naturalmente plausibile e ci speravamo. Naturalmente quello che più ci conforta è che nonostante anche altre squadre siano rafforzate, all'inizio di campionato si sapeva come la Ternana, come Rieti, come la squadra di Moie, eccetera, noi con molta tranquillità e con un buon allenamento, naturalmente con l'aiuto di Reno, che è vice allenatore, preparatore, con la signorina
Anastasia che è la scoutman, e con soprattutto l'aiuto, oltre che diciamo tecnico, del mister napoletano, soprattutto a livello anche psicologico, perché la preparazione fisica spesso, se non è accompagnata anche da un buon corredo di psicologia, di amalgama, di spogliatoio, e noi ce ne vantiamo che abbiamo uno spogliatoio dove i ragazzi si divertono, riescono a lavorare, sudare, impegnarsi, ma poi sia all'inizio che alla fine dell'allenamento o delle partite le troviamo sempre sorridenti e soddisfatte. Naturalmente ci stanno regalando delle forti emozioni. Io particolarmente lo sto seguendo da parecchi anni e sono stato fortunato perché quest'anno le sto seguendo da presidente. Tutte le partite interne, tutte le partite esterne, tutti gli allenamenti dal settore giovanile fino alla prima squadra, io tutti i pomeriggi da una certa ora, diciamo dalle 4 alle 5, sono qui nel palazzetto e seguo tutto, sono informato di tutto, voglio sapere tutto. State costruendo un interessante progetto con altre società per far crescere soprattutto le atlete più giovani. Beh, chiaramente noi tutti quanti sanno quanto costa giocare in B2. Per fortuna noi quest'anno abbiamo avuto appunto uno sponsor che ci sta garantendo una certa copertura economica di parecchie spese, però noi stiamo curando molto il settore giovanile con delle 8-9 campionati che vanno dalla mini volley fino alla prima divisione, che speriamo possa vincere il campionato e andare in Serie D, che noi ne abbiamo necessità anche della Serie D. E tutto il progetto di collaborazione con tutto il settore giovanile, 130-140 ragazzine, è un progetto che stiamo portando avanti da alcuni anni con un'altra società di San Benedetto, o meglio Porto d'Ascoli, che è la Ares. Stiamo gestendo insieme diversi giovani, stiamo facendo una cernita delle squadre, diversi campionati, e speriamo che soprattutto, come già è successo, perché noi abbiamo 2-3 elementi in prima squadra che sono nostre creature, che sono venute qui da piccole e stanno adesso giocando con noi in B2, nella speranza di andare in B1. Sandro Capriotti, dirigente ma soprattutto main sponsor. Queste ragazze, come abbiamo detto con il presidente e con l'allenatore, vi stanno regalando tantissime emozioni e lei è coinvolta in prima persona perché è la sua figlia che gioca qui. È vero. Le soddisfazioni quest'anno sono molteplici da questo punto di vista, perché abbiamo la soddisfazione come padre di vedere una figlia che sta lottando per i vertici di una classifica, di vedere una squadra sponsorizzata come una scommessa, come un piacere da fare per tanti altri motivi, lottare come prima in classifica, quindi le soddisfazioni credo che non mancano attualmente, speriamo che continuino così. La vostra è una realtà molto bella e noi di Piceno Time ci teniamo a enfatizzarla, a metterla in vetrina. Diciamo che in tempi di crisi economica non è facile trovare una situazione sportiva di questo livello, voi siete seri, siete bravi e i risultati arrivano. Sì, questo è vero, purtroppo il momento non è dei più favorevoli. Noi abbiamo voluto essere partecipi di questo avvenimento, di questo momento, perché sapevamo che proprio per le difficoltà che si vanno ad incontrare in tante attività sportive, soprattutto negli sport minori, anche da parte nostra non è stato un giochetto da ragazzi, è un impegno importante che però abbiamo voluto supportare perché crediamo e nello sport fatto a livello giovanile, chiamiamolo così, o a livello dilettantistico, se vogliamo essere più concreti, e soprattutto fatto per la passione, quindi aiutare tante persone che si adoperano impegnando il proprio tempo, impegnando le proprie risorse, dando una mano a queste persone, sicuramente il sociale per noi è sempre stato qualcosa di importante.